E allora, eccoci di nuovo insieme. Se non l'hai già fatto, ti ricordo di iscriverti al canale, premere il like su questo video, anche se non l'hai già visto, devi premere like e ovviamente condividerlo con chi vuoi. Più siamo, meglio è. Ovviamente informazione gratuita. Oggi, insieme, andiamo a capire cos'è questo attrezzo. Non è una rotaia, non è un treno, non fa ciuf, ma ci alleniamo l'addome. Premetto, questo attrezzo qua non è per tutti. Ovviamente è solamente per persone allenate e che sanno bene distinguere i vari gruppi muscolari. Allena molto il core stability, allena molto l'addome, ma non è semplice gestirlo. Questo nuovo modello con l'elastico agevola moltissimo sia la discesa che la salita. Quindi anche per una persona che si è allenata da almeno un anno in palestra o sa di cosa si parla, può provarlo. Ovviamente, vi ripeto, non è per il principiante. Questo no principiantes. Quindi, nuovo elastico. Hanno fatto questa formula con questo elastico, che in teoria mi sembrava una cacchiata, in realtà funziona tantissimo. Ti permette di lavorare bene bene sull'addome, mentre la versione precedente, che era solamente la ruota, che era molto più fina, molto più stretta, era ingestibile, o meglio dovevi lavorarci bene. Lavora molto sulle spalle, lavora molto sull'addome, ma prestare molta molta attenzione alla parte lombare, perché c'è un attimo dalla padella alla brace. Magari sembra di fare un esercizio giusto, consono, in realtà il giorno dopo sentiamo e capiamo che non è così. Quindi, onde evitare di farsi del male, cercate di farlo sempre in sicurezza. La sicurezza è la prima cosa. Abbiamo un piattellino con questo, molto leggero, nel senso non è pesante, non è un attrezzo pesante, è un attrezzo molto leggero. Questo piattellino ci permette di tenere le ginocchia un po' più salde, quindi si può anche non utilizzare il tappetino. Abbiamo questo tappetino morbido qua, che devo dire la verità, l'ho provato, non è morbidissimo. Quindi se magari avete delle ginocchia un po' più fragili o volete tranquillamente mettere qualcosa in più sopra, potete tranquillamente metterlo. Ovviamente per gente un po' più rudimentale, anche come me, ho sentito che non era morbidissimo, ma quando fai l'esercizio è ovvio, non ti soffermi a capire se il tappetino è morbido o no. Il consiglio mio è, se vuoi, puoi metterlo in più. Scorre molto molto bene. L'elastico è regolabile, lo puoi regolare, ovviamente più stringi più difficile sarà la discesa, ma più facile sarà la salita, e viceversa se lo allunghi più difficile sarà la salita, ma più semplice sarà la discesa perché è più morbido. Quindi questo attrezzo qui è un attrezzo che personalmente ne ho fatto poco uso. Poco uso perché? Perché ci sono tanti modi per allenare l'addome, no? Quindi questo è quando uno arriva in più e dice ok, voglio fare quel passo in più sulla parte addominale o sulla parte del core stability, molto importante. Quindi voglio fare qualcosa di diverso da un plank, da una hollow, qualcosa di piuttosto bene, ok, acquisto la B-Well. Consigli? Sì, ce ne sono, perché l'addome lo alleni veramente veramente bene. Vi ripeto, questa nuova formula, la formula che prima avevo, non mi piaceva. Mi hanno fatto provare questa e veramente devo dire che la soluzione dell'elastico agganciato al tappetino è molto molto utile. Quindi guarda ancora questi video qua, andremo a vedere qualche esercizio insieme. E io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.